Terza tappa, Bagnara di Romagna a Forlì, 140 km. Io pronto per farvi vedere questa tappa, Roberto Conti un po' meno, almeno dalla bicicletta. Roberto, si parte da casa tua. Ciao Davide, sì, si parte da casa mia. Una, diciamo così, una cosa importante di ciclismo che parte da Bagnara. Roberto Conti ha vinto una tappa al Tour de France sulla mitica Alpe d'Huez, ha vinto il Giro di Romagna, è stato un gregario storico di Marco Pantani, grande scalatore. Una tappa ti sarebbe piaciuta questa da affrontare? Sì, è una tappa del nostro percorso quando ci allenavamo qui nelle nostre colline romagnole, è una bella, diventa impegnativa. Allora non vieni? Con questo bici no. Ok. Io vado, eh? Ciao Roberto, grazie. Buongiorno. 55 km di pianura e dopo Riolo Terme comincia la prima salita. Monte Caibane, 3 km. I primi due sono abbastanza impegnativi. Dal Gran Premio della Montagna mancheranno 81 chilometri. Una discesa corta e ripida porta a Brisighella. La seconda salita è il Casale, sono 6 chilometri. I primi tre difficili, selettivi. Gli ultimi molto più pedalabili. Discesa e si arriva a Modigliana, che è qui sotto di noi. Siamo a 63 km dall'arrivo. Comincia il Monte Trebbio, la salita più importante e più difficile di questa terza tappa. Anche questa salita misura 6 km. I primi 3,5 hanno una pendenza superiore al 10%. Arriva anche al 13-14%. La quarta salita sono le 100 forche, sono 6 km, 300 metri di dislivello, non è una salita dura, abbastanza pedalabile. I successivi 20 km sono discese e pianura, si arriva a Predappio, qua mancano 19 km all'arrivo, c'è l'ultima salita, Rocca delle Camenate, 4 km. Sette chilometri di discesa, 7 chilometri di pianura e si arriva a Forlì. La salita, parlo della Rocca delle Camenate, è regolarissima, 6-7% sempre, ci sono diversi tornanti. La discesa invece è molto veloce, a parte che a dividere questa discesa c'è uno strappo di 7-800 metri. È una tappa dura, una tappa dove di chilometri in salita ce ne sono tanti. La classifica sicuramente cambierà e oggi riusciremo a capire chi può vincere questo Giro d'Italia Under 23 Enel.